Storie della buonanotte per bambine ribelli. Frida Kahlo, pittrice. C'era una volta, in una bella casa azzurra vicino a Città del Messico, una bambina di nome Frida. Sarebbe diventata una delle pittrici più famose del XX secolo, eppure rischiò di non crescere mai. A 6 anni, per poco, non morì di poliomielite. La malattia la lasciò per sempre zoppa, ma questo non le impedì di giocare, nuotare, scatenarsi come tutti gli altri bambini. Poi, a 18 anni, rimase coinvolta in un terribile incidente d'autobus. Rischiò di nuovo di morire e di nuovo trascorse interi mesi a letto. Sua madre le fece costruire un cavalletto speciale per permetterle di dipingere sdraiata, perché non c'era niente che Frida amasse più della pittura. Non appena fu di nuovo in grado di camminare, andò a trovare l'artista più famoso del Messico, Diego Rivera. «Che ne pensa dei miei dipinti?» gli chiese. I suoi dipinti erano stupefacenti, audaci, geniali e bellissimi. Diego se ne innamorò e si innamorò anche di Frida. Diego e Frida si sposarono. Lui era un uomo grande e grosso, con un gran cappello, e lei sembrava minuscola al suo fianco. La gente li chiamava l'elefante e la colomba. Per tutta la vita Frida dipinse centinaia di splendidi autoritratti, spesso raffigurandosi circondata dai suoi uccelli e dai suoi animali. Ancora oggi, la bella casa azzurra in cui viveva è come lei l'ha lasciata, piena di colore, di gioia e di fiori.